Come tutti sapete, Teresa Bellanova è il ministro nominato da poco alle politiche agricole, alimentari e forestali. Teresa Bellanova, PD, poi passata a Renzi, ora appena passata con Renzi. Ma si sapeva del fatto che la Bellanova fosse, come dire, una renziana ad hoc, una renziana tutta di un pezzo. Allora io voglio fare alcune premesse, perché ci sono state molte polemiche sul titolo di studio che ha la Bellanova. La Bellanova è ministro, ma come titolo di studio ha la terza media. Allora io esprimerò un certo giudizio, una certa valutazione. Certamente ritengo assurdo che una persona con un titolo di studio così basso possa ricoprire un ruolo apicale. Però devo anche, ecco, porre il freno e devo dissentire da forme di offesa personale, di ridicolizzazione di Teresa Bellanova. Certamente nell'aspetto esteriore Teresa Bellanova non esprime certamente il massimo dell'eleganza. Certi suoi abiti, il suo look può essere anche contestato e contestabile, così come può essere il mio, il tuo, il suo, il look di qualsiasi altra persona. Però le offese, la ridicolizzazione, sinceramente mettere alla berlina una persona è un qualcosa di schifoso, tanto più se viene fatto dai media, quindi dagli operatori della comunicazione. Quindi voglio come dire, precisare questo aspetto. Anche Vignetti, la battuta ci può stare, però l'offesa personale no. Allora, massimo rispetto per Teresa Bellanova, che è nata dal nulla, che ha iniziato la sua vita come bracciante nelle campagne. Teresa Bellanova, che ha combattuto appunto contro il caporalato, è una figlia della Puglia e quindi sappiamo bene in Puglia, nel Brindisino, cosa accade in termini di caporalato. Però, signori cari, da qui a fare della Bellanova un ministro ce ne corre. Ben venga il suo impegno, le sue battaglie, lo ripeto, il suo impegno sindacale, il suo impegno politico. Però per quelle cariche occorre una preparazione, una conoscenza che certamente la sola esperienza di vita priva del titolo di studio non ti può dare. Signori, se noi investiamo con i nostri figli, con noi stessi, in termini di studio, di ricerca, di master, qualcosa significherà pure, perché le conoscenze in materia le acquisisci studiando, studiando in Italia, andando all'estero, approfondendo, attraverso, dicevo appunto, continui aggiornamenti. E che facciamo? Mettiamo una persona che ha la terza media, la equipariamo a una persona che ha una o più lauree, più master all'estero? Ma non per un fatto di classismo o di razzismo, per l'amor del cielo, ma per una questione proprio di competenza, di conoscenza. Ma voi, scusate, se avete una patologia seria, voi vi fareste operare da un infermiere o da un OSS? E con questo non stiamo discriminando l'OSS o l'infermiere, ma è giusto che il medico faccia il medico e l'OSS faccia l'OSS, che in sala operatoria ci vada il medico, ci vada il chirurgo e non ci vada l'OSS per intervenire, per operare. Voi vi fareste mettere le mani sul vostro corpo da un non addetto ai lavori, da un incompetente in materia? Non penso proprio, a meno che non siate, come dire, autolesionisti, non vogliate il male di voi stessi. E beh, facendo la metafora è la stessa cosa. Allora, Teresa Bellanova, fa il parlamentare, benissimo. Falla anche presidente di una commissione, falla presidente della commissione agricoltura, mi va anche bene, eppure già sarebbe troppo, ma non ministro, non ministro. Ripeto, vale il paragone fatto con il primario. Non posso fare Teresa Bellanova ministro. Che poi sia una persona di esempio, che ha combattuto, che si è impegnata, che ha dato uno schiaffo morale anche a persone ben titolate di lei,
ci siamo perfettamente, però certi livelli apicali lasciamoli a chi ha i titoli, a chi ha studiato. Oggi sappiamo quanto le famiglie investono per i propri figli. Sulla terra siamo tutti uguali in generale, perché io dico il Padre Eterno ci ha creato e per tutti batte il sole, per i poveri e per i ricchi, per i belli e per i brutti, per i biondi e per i bruni. Però a tutto c'è un limite. Poi ci sono delle cose che io so fare, ma altri non sanno fare, e viceversa, cose che altri sanno fare e io non so fare. Io mi sono specializzato in X e in Y non capisco nulla. Io, dal punto proprio per quanto riguarda l'informatica, la tecnologia, io sono un troglodita, sono una frana. Immaginate un po' se domani mattina io, pur con una laurea in giurisprudenza con 110 e lode, mi mettessero ministro all'innovazione. Io rifiuterei, direi no grazie, ma non per nulla, perché non è il mio campo, perché non ho le competenze, perché non ho studiato. Altrimenti qui, come dire, ci si inventa qualcosa che non appartiene alla propria persona. È un po' come dire, tutti sono pesci e la lucertola si buttò in acqua ed affogò. Beh, ho cercato di, così, di banalizzare, di sdrammatizzare, però scusatemi, la Bellanova ministro è troppo, nulla contro il suo impegno. Ma tanti abbiamo anche da imparare dalla Bellanova per le sue battaglie. Non era facile mettersi contro i caporali, essere minacciata, rischiare la vita. Benissimo, ministro Bellanova, ma fare il ministro non è per lei. Lei non ne ha le competenze. È ancora più grave, appunto, il fatto che qualcuno ha firmato quella nomina. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.